Oggi andiamo a fare un biscotto salato, il biscotto salato che è abbastanza comune nella Miata e ce ne sono una miriade di versioni, di ricette, di modi di farlo. Quello che facciamo noi è di Silvana. Allora, da cosa cominciamo? 10 g di lievito e lo andate a sbriciolare in acqua appena tiepida. E vado a versare dentro una ciotola di un impastatore. Vado a mettere la farina, 1 kg di farina zero, 280 g di olio e 100 g di vino. E ora faccio impastare tutto. Parto piano piano e poi aumento la velocità. Vado ad aggiungere l'anice e aggiungo anche 4 pizzichi di sale. La pasta ha lavorato circa 10 minuti nella macchina, a questo punto è pronta. Non vi aspettate di avere una pasta estremamente liscia perché non è questo il tipo di impasto. Una volta che avete fatto un bastoncino, non è importante che le dimensioni siano tutte uguali, chiudete verso il centro, vedete? Appoggiate così e premete, ecco qua. E andiamo a fare gli altri. Li ho fatti tutti di dimensioni diverse, uno più grosso, uno più piccolino, ma alla fine non è questo il punto. Ora mi lavo le mani e le andiamo a lessare nell'acqua. Acqua che bolle, la vado a salare, vado a mettere un gocciolino d'olio e ora ci vado a tuffare i biscotti. Parto da quelli più grossi. Una volta che vengono a galla, non fate altro che prenderli, scolarli per bene e metterli su un panno pulito ad asciugare. Ora li lasciamo asciugare. Probabilmente fra un'oretta sono anche pronti, però il mio consiglio, fateli il giorno prima, aspettate, fateli asciugare e il giorno dopo metteteli in forno. I biscotti li ho fatti asciugare per una notte intera, ora sono veramente ben asciutti. Le vado a infornare, 200 gradi la temperatura, 190, 200 gradi, 30-35 minuti, questo è il tempo di cottura. Mi raccomando, cercate di infornarli, soprattutto se siete pasticcioni come me che non avete fatti tutti della stessa forma, di infornarli tutti più o meno della stessa dimensione, ma è semplicemente per una questione di avere gli stessi tempi di cottura. E non facciamo altro che prenderli e metterli in una teglia. Considerate che questi qui non è che crescono più di tanto, ormai. Ora andiamo in forno. ...35 minuti di cottura e sono assolutamente perfetti. Ora li ho messi in questa grigliettina che così si raffreddano e ci vuole un po' di tempo. Questi sono buoni quando sono completamente freddi. I biscotti che vendono sono molto più grandi, ci sono però quelli grossi, ci sono quelli fini. Le forme sono come la fantasia del panettiere. Questi sono, diciamo, medio piccoli, ma sono estremamente sfiziosi. La verità è che questi qui sì, vanno mangiati freddi, ma anche caldi. Oh, sono uno spettacolo. Buon appetito!